Signore e signori, benvenuti ad un nuovo episodio dedicato ad Arts Verum 4, la mod La Grande Guerra, The Great War. Quello che vedete, questa scatola con i cinguri che vedete, è la prima divisione corazzata dell'esercito italiano. E queste divisioni corazzate saranno molto importanti adesso per l'offensiva che partirà nella primavera del 1917, terzo anno di un conflitto globale che è rimasto bloccato. Con gli imperi centrali che resistono ma non riescono più a sfondare in Russia. Andiamo a dare un'occhiata alla situazione. Allora, l'intesa ha perso 5 milioni di uomini e anche gli imperi centrali hanno perso 5 milioni di uomini. Sembra che l'Austria-Ungheria ne abbia perse da solo 1 milione e 7, più un bel po' di territorio, soprattutto insomma, a guadagno degli italiani, noi. Lo vediamo qua. E noi adesso abbiamo la possibilità, teoricamente, di avere altre due divisioni corazzate e poi di iniziare il nostro assalto. Io non voglio aspettare troppo tempo. Questa divisione green potrei mettere in deployment green adesso oppure aspettare il 5 maggio. Attaccheremo in maggio. Attaccheremo in maggio quando avremo la seconda divisione corazzata. Per questo, però, io adesso cambio un pochino i piani perché ho bisogno di fare un po' di cambiamenti. In particolare prendiamo Pecore di Giraldi e lo mettiamo qua al posto di un generale che non esiste e cancelliamo gli ordini di Emanuele Filiberto, che a questo punto avrà l'ordine di piazzarsi qua e di cercare di prendere questo territorio. Mentre Pecore Giraldi, adesso cancelliamo, lo mettiamo qua e gli diamo l'ordine di spingere verso Monaco. Lui dovrà spingere sulle montagne, e quindi non mi dispiacerebbe assegnargli le brigate di Alpini. Giusto? Sì, è lui. Il che significa che adesso noi possiamo mettere più carri all'interno dell'esercito di Cadorna, in teoria ne possiamo mettere 5 anche se non ce li abbiamo, e cercare di spingere verso Vienna. Cadorna a questo punto, cambiamo i piani, mettiamo tutto qua e facciamo questo facciamo. L'unica cosa che però voglio evitare è che il carro armato, che adesso si trova qui, cambi posizione. Il carro deve stare da solo qua e deve avere lo spearhead, la punta di lancia verso Vienna. Allora, adesso ci sarà un momento di trickety e tracchety, di grosso casino, perché noi adesso portiamo tutte le nostre truppe sul fronte e ci prepariamo al primo vero e proprio assalto italiano. Perché fino ad ora noi non abbiamo fatto assalti, e si vede che noi abbiamo perso 87.000 uomini. Se vediamo i russi, probabilmente ne hanno persi 2 milioni e 4, la Francia 1 milione e 7. Chiaramente, perché questi non soltanto difendono, ma tentano anche di contrattaccare. Noi no. Ecco, i francesi avete capito cosa fanno. Poveretti, se si vanno a schiantare. Ok. Oil worker training è una roba del 22. Ah no, è del 16, ok. Avevo letto male. Ok. Perfetto. Perfetto, ci si prepara, signore, ci si prepara. L'importante è che heavy tank, support equipment, veicoli, guardate, artiglieria. Armi, equipaggiamento. Siamo messi bene per essere il terzo anno di guerra. Siamo messi molto bene. Siamo molto freschi e possiamo iniziare la vera e propria seconda fase di questo conflitto. Tra l'altro, noi potremmo anche pa far partire una nuova linea di tank leggeri, che poi io tecnicamente, se non sbaglio, potrei mettere. Fa vedere se posso cambiare. No, non posso metterli come recon, resetta.
Però potrei metterli come tank leggeri a supporto della. Eh no, ma non li sto producendo, quindi non li pro. Non lo so se posso mettere i tank leggeri come scout. In Alzo Varon 4 si poteva, qua non ne ho idea. Lo scopriremo solo vivendo. E io vedo che comunque le forze degli imperi centrali, insomma, sono tante, sono trincerate, ma hanno sempre la barra dell'energia a metà. E dobbiamo cercare di portarla a zero a questo punto. Ecco cosa dobbiamo provare a fare. Che cosa sto aspettando? Ma in realtà sto aspettando l'arrivo di questo tank. Allora, questo che è verde, è green, lo possiamo rilasciare subito. E lo mettiamo qua. Ok. Perfetto. E l'altro arriverà molto presto. Manca praticamente un giorno. Ok, ce li abbiamo. E anche tu vai qui. Allora, adesso abbiamo due carri regolari, un carro green. Aspettiamo che siano tutti in posizione. Sono tutti assegnati lo spread verso Vienna. Lanceremo l'attacco totale di tutti e tutto. Qui manca il generale e vabbè, ce ne facciamo una ragione. Occhio comunque che l'Austria. Allora, vi ricordate che un tempo gli austriaci erano proprio le porte di Leopoli? A me sembra che. Vedete che qua ci sono anche le fortificazioni. A me sembra che i russi lentamente stiano spingendo indietro. Sembra, magari sbaglio, però ho questa impressione, mentre invece in Francia non cambia letteralmente niente. Lì qualcosina cambia. Comunque è maggio. Io direi che. Siamo pronti? Io direi che siamo tutti pronti. Io direi che siamo tutti pronti, quindi. Purtroppo non posso. Non ho abbastanza command power per dare attacchi, ma 1, 2, 3, 4 attaccano. Questi tre tank devono spingere verso Vienna. E adesso vediamo che cosa succede. Attenzione, ragazzi! I tank da soli non sfondano, maledizione. O forse sì. O forse sì. O forse sì. Non lo so. Noi attiviamo l'intel. E adesso inizia, ragazzi, la controffensiva italiana. Inizia la controffensiva italiana, ragazzi. Come va, va, come va, va, dobbiamo far rimbalzare i tedeschi il più lontano possibile. Scusate, aspettate che devo capire dove sono. Guardate che andiamo avanti, Guardate che andiamo avanti. Andiamo avanti. Recon Company, benissimo, migliorata. Miglioriamo anche la military police che comunque ci aiuta in qualche modo. La cosa positiva è che anche se non prendiamo. Qui sulle Alpi prendiamo un sacco di botte. Però almeno teniamo ferme le truppe tedesche e le teniamo impegnate mentre sfondiamo su altri fronti. Anche questa è una cosa importante da tenere a mente. Attenzione però perché io qua potrei già fare, scusate, un ottimo. Potrei fare un ottimo accerchiamento. Anzi, è ancora più ottimo se andiamo a prendere Sarajevo, facciamo delle sacche giganti. Wow. Guardate ragazzi che qua scappa una sacca e dove sto spingendo con i carri, se tutto va bene. Ma qua sono 8, niente, addio. Niente sacca. Però guardate, ragazzi, soltanto in un mese, occhio, soltanto in un mese, occhio, i Balcani, che cosa sono diventati. In un mese siamo passati, eravamo 80.000 perdite, più o meno siamo passati da 80.000 a 137.000. Questo purtroppo va tenuto in considerazione. Non si scappa, adesso subiremo tantissime perdite. Ma intanto siamo passati dall'altra parte del fiume qui. Bene così. Bene così. Ok, ok,
Io speravo con i carri di fare molto più danno. Probabilmente sapete cosa c'è? Ne ho troppo pochi. Quando vedrò, adesso dove sono, circa 200 carri, raddoppierò sia la fanteria sia i carri di queste tre divisioni. E vediamo se funziona. Ma sbaglio o qui abbiamo preso un territorio di Alta Baviera? Secondo me anche in Baviera qualcosa si sta muovendo. Qualcosa si sta muovendo, ragazzi. Incredibile. E attenzione, attenzione. Attenzione, attenzione che l'offensiva dei carri ha funzionato e abbiamo messo in trappola due divisioni tedesche. E adesso... Beh, si va a Vienna chiaramente adesso. Adesso si va chiaramente a Vienna. L'unità green è già diventata regolare, quindi sono molto contento. E avanti tutta. Avanti tutta, signori. Ah, c'è una tecnologia che non ho fatto, chiedo scusa. E qui è il momento, cioè, mi sono lasciato prendere un po' la mano. Siamo per prendere Graz. Stiamo per far cadere Graz, se tutto va come sperato, eh. Sì, abbiamo preso Graz. Bene, 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 bene. Bene, altre tre divisioni tedesche qui bloccate. E attenzione che siamo alle porte di Vienna con i carri. Siamo alle porte di Vienna con la divisione corazzata. Ci sono quattro divisioni austro-ungariche che difendono la capitale. E lo sfondamento italiano ha funzionato. Lo sfondamento italiano, ragazzi, ha funzionato. Sta funzionando. Sta funzionando, ragazzi. È luglio del 1917. Ok, sono passati 2 mesi da quando è iniziata l'offensiva e Vienna cade in mano italiana. Wow! Che figata! Allora, andiamo a vedere gli ufficiali se c'è qualcuno che... Eh sì. Iniziano già a volare le medaglie qui. Le diamo. Questo cosa ha fatto? Difesa eccezionale nei confronti contro i tedeschi. Recovery rate, mettiamogli recovery rate. Questo che cosa ha fatto? Sì, exceptional bravery against Germans, ok. Diamogli attacco, dai. Credevo che prendessero una medaglia per avere... Ah, ok. Per aver preso Vienna. Ma sembra di no. Dove vanno adesso i tank? Allora, io adesso questi tanchettini... Ah, si stanno riposizionando praticamente dove hanno la cosa. No, gli diamo un'altra cosina da fare. Devo andare verso Budapest adesso. Perché Budapest è il prossimo centro logistico e nonché la seconda capitale dell'impero. Ergo, li piazziamo qua. Ok, chiamo l'ordine manuale praticamente. E saranno molto veloci ad arrivare a Budapest. E ragazzi, l'Austria qui capitola. L'Austria qui capitola va male proprio. Capitola malissimo. Light support, heavy support, tanks and armor, hard attack più 15%. Ovviamente prendiamo l'hard support. Guardate che è una gioia, vedere i carri così veloci che arrivano adesso. Mentre la fanteria tappa i buchi e spinge. Lentamente ma spinge. Lentamente ma fa male. Guardate, guardate come adesso stiamo praticamente arrivando in Romania. Nell'odierna Romania. Questo è il fronte che ha veramente rotto tutto. E secondo me, se io riesco a tagliare l'Ungheria fuori dal resto, tutto implodi. I russi riescono a riprendere la Romania e tutto quanto. Quindi iniziamo a lavorare in quel senso, ok? Preso qui il la trade, co la cosa, la non la trade, la ferrovia, insomma. Iniziamo a fare una cosa di questo tipo. Okay. È importante avere rifornimenti che arrivano a Budapest per noi.
E adesso con i carri noi tagliamo, creiamo una sacca gigantesca qui dietro. E sayonara, perché facciamo cadere l'Ungheria e intrappoliamo dentro tutte queste truppe. Questa è roba della seconda guerra mondiale, però giocata durante la prima, quindi GG a tutti, come si direbbe. GG a tutti. Dove sono gli altri tank, scusa? Ah, cazzo! No, amico, my friend. E qua, c'è da tagliare in mezzo, c'è da tagliarli questi, eh. Occhio! Occhio, perché qui stiamo pegando un'altra bella sacca. Abbiamo fatto cadere Monaco di Baviera. Ragazzi, le cose stanno andando molto bene. Le cose stanno andando molto bene, fatemelo dire. Molta motorizzata, aumentiamo la produzione di carri. Dai che dobbiamo chiudere qui la sacca, forza! Ma io non capisco perché i miei tanchettini fanno i maiali e si bloccano. Dai che dovete spingere, che mettiamo dentro 10 divisioni austro-tedesche. E dai! Forza! Il trappolone è andata, ragazzi. È andata. Siamo... Cioè, siamo messi bene. Apex qui abbiamo fatto il disastro, signori. E questi sono i carri. E adesso queste sono truppe che loro non possono più riposizionare. Noi possiamo tirare un sospiro di sollievo, oppure, guardate qua, teoricamente io potrei tentare di fare un'altra sacca qua sopra. Qui dove siamo? Tra Salisburgo e Monaco. Qui praticamente siamo, sì, sul confine tra la Baviera e l'Austria. Rosenheim, anche se non è sulla mappa, ve lo dico io che si chiama così. Nation of Focus, extra resource slot finalmente. Ah, uno dei tre bastava, non tutti. Scheiss. Vabbè, è andata così. Cerchiamo di fare un'altra sacca da questa parte. La nuova capitale è Praga. L'impero austro-ungarico non è crollato, ma noterete che li abbiamo ridotti veramente male. E abbiamo contribuito solo per il 10% alla partecipazione. La Russia per il 29%, la Francia per il 36%. Sì, vabbè, ma contano i morti, ma ragazzi, ma la Francia, ma che cosa ha fatto a parte prenderle? Ma... Signori, è stato un onore. Altre sacche, altra distruzione. Attenzione però, perché qua c'è una linea che va tirata. Se non ci fossero stati i francesi qua, le cose sarebbero andate malino. Allora, è il momento di fare la cosa seguente. Edit Armor. Aggiungiamo dei tank. Aggiungiamo della motorizzata. E aggiungiamo Signing Company, che vale 30. E aggiungiamo Logistic Company. Organizzazione 33. Vai, salva. Quindi le Heavy Armor Division adesso raddoppiano la loro potenza, queste tre divisioni. Ed è una figata. Aumentiamo chiaramente adesso anche gli obiettivi. Anche se non so esattamente chi sta combattendo dove, però... Guardate adesso, cioè, il push è qualcosa di spaventoso. Abbiamo liberato la Serbia.
Abbiamo liberato l'Albania, il Montenegro e abbiamo preso Vienna e Budapest. Adesso stiamo marciando verso alle porte di Praga. Abbiamo preso Monaco. Tutti questi russi non riescono ancora a spostarsi da Leopoli Grodno. Ok, i russi stanno facendo molta fatica. I russi stanno facendo molta fatica. Però noi siamo saliti già all'11%. Sembra che l'occupazione ci fa salire come leader della guerra. Ok, questo è buono. Visto che siamo pieni di petrolio, io adesso prendo la mia marina. Oh, guarda che figata! Abbiamo l'altra nave da guerra, la seconda. Bene. Diamo un bel strike force qui. Che vuol dire che se la flotta turca per sbaglio si fa vedere da queste parti. Qui prendiamo i triplani e diciamo che dovete fare naval patrol. Ah, vabbè. Se vedono la flotta turca devono uscire a distruggerla. Spero che funzioni. Ok, andiamo a vedere la tecnologia del 17. Qui non c'è ancora nulla. Beh, possiamo migliorare però i Mountaineers. Bene, i nostri alpini. Per usare un termine italiano, gli alpini, non i Mountaineers. E siete mai stati alla festa dei Mountaineers? No, alla festa degli alpini io ci sono stato e... Eh sì, l'alcol scorre a fiumi. Ma questo non c'entra. Abbiamo liberato anche Arad in Romania. Adesso credo che i nostri tank scorrazzino liberamente come leoni nella savana, sì. Il che va bene perché non vedo motivi per fare altrimenti. Guardate che cioè, stiamo arrivando noi a Leopoli, eh. Stiamo arrivando noi a Leopoli. È il disastro per i nemici. Perché vedete che fanno molta fatica a tenere il fronte, adesso hanno pochissime truppe. E più andiamo avanti, più è peggio per loro. Tra l'altro, se io adesso tagliassi questa zona, ecco, abbiamo capito dove mandare i prossimi tank. Infantry Expert, va bene. Magari tu dopo. Infantry Expert, ok. Prendiamo i tank. Sbaglio sempre esercito. Se io taglio qua, anzi, scusate, andiamo a Cluj, in Romania, che è un importantissimo centro. Se prendiamo Cluj, le truppe che sono qui in mezzo, possono difendersi soltanto ripiegando verso la Bulgaria e poi le possiamo schiacciare. Quindi adesso con i carri cerco di sfondare e tagliare, in modo rapido. E loro adesso devono combattere letteralmente su due fronti molto ravvicinati. La vedo dura per i nostri amici. Siamo quasi a Norimberga intanto. Siamo quasi a Norimberga intanto. Quanti uomini abbiamo perso? 275.000. Sì, però soltanto ai tedeschi ne abbiamo fatti fuori 340, agli austriaci ne abbiamo fatti fuori 390, quindi sono stati efficienti. Nel senso... È un videogioco, ragazzi, eh. Perdonate il linguaggio crudo. Ok, stiamo per liberare Brno. Altra città. Liberare, sì, liberare, perché è una città ceca. E quindi Brno, non è austriaca. Guardate i confini della Romania che iniziano a vedersi. Guardate i nostri carri. Che enemy air superiority, questo non mi piace. Questo non mi piace, però ho bisogno di vedere dove posso mandare eventualmente. Oh cazzo, non hanno un aeroporto, sti disgraziati. Facciamo l'aeroporto qui in West Banat, dai. Che botta, ragazzi. Che botta che hanno preso. Marciamo verso Praga che faccia anche cadere la terza capitale. Vediamo se... Qui abbiamo però bisogno di marciare con la fanteria. Quindi magari ci mettiamo un po' di tempo in più.
Stack available. Ups. Tanta motorizzata, che è un bene. Tiriamo su un po' di fucili in più perché vedo che iniziano. Cazzo! Ok, forse è giunto il momento di efficientare un pochino e fare più fucili. Nuova ricerca a disposizione, bene. Quindi andiamo direttamente allora su roba del 18. E posso avere addirittura 6 slot di ricerca, ma che meraviglia! Ok, Praga è caduta. Raga, l'Austria, abbiamo 100% di punti vittoria dell'Austria. 16 ottobre 17. Io mi fermo qua. Mi fermo qua, questo è stato un episodio importantissimo. L'Italia ha schiacciato l'impero austro-ungarico e sta minacciando incredibilmente da sud l'impero tedesco. Cioè, siamo arrivati al Re d'Azione. Quanto dureranno ancora? Si aprono le scommesse. Ci vediamo nel prossimo episodio. Spero che stiate bene. Un ringraziamento e un saluto. A presto.